Ignazio Messina, segretario nazionale dell'Italia dei Valori, se lei mi dovesse rispondere in questi 140 caratteri, cosa mi direbbe? Le piace questa idea di riforma del Senato? Il Senato ha bisogno di essere riformato profondamente e credo che bisogna andare avanti con grande determinazione. Anch'io temo i franchi tiratori, però sia chiaro che se ci sono i franchi tiratori al Senato si va a votare, perché prima o poi bisogna tornare a dare la parola a questi cittadini italiani che ogni giorno vengono offesi da chi mette in discussione il cambiamento. Questo è il vero tema. Il Senato non ha funzionato, il Senato ha bloccato in Italia questo doppio passaggio, ha bloccato in Italia. E noi vogliamo aggiungere anche un'altra cosa: se vogliamo garantire una seria governabilità al nostro Paese, pensiamo anche, visto che parliamo di riforme costituzionali, e facciamole seriamente, non come fa Grillo, che prima doveva cambiare tutte le cose, oggi è diventato il più grande sostenitore della Costituzione. Se vi ricordate, qualche mese fa disse di Rodotà che sostanzialmente era un ottuagenario surgelato che era stato sciolto dalla rete, oggi lo sostiene. Ecco, noi siamo per le riforme vere e concrete e su questo cominciamo a valutare anche la riforma dell'articolo 67 della Costituzione. Nel nostro Paese non si è andati avanti anche perché sono stati tantissimi parlamentari che hanno cambiato casacca da una parte all'altra per salvarsi la poltrona. L'articolo 67 è il vincolo di mandato, cioè dice che ogni parlamentare, seppur eletto con una formazione politica, può cambiare casacca quando vuole. Questo è accaduto nella precedente legislatura per 180, per 180 parlamentari. Arrivo piano. No, vabbè, l'articolo sono due righe, lo sappiamo. Dico, ma il tema è il vincolo di mandato prevede che chiunque può anche cambiare formazione politica di appartenenza. Bene, il tema vero è che la precedente legislatura in 180 hanno cambiato partito e già in questo anno di legislatura 135 parlamentari lo hanno fatto. Allora noi riteniamo, se si vuole essere seri, visto che anche la nuova proposta di legge elettorale non prevede un voto dato ai cittadini come noi avevamo auspicato, ma al contrario, ancora una volta le liste bloccate, se io vengo eletto in una lista non per miei meriti ma perché la lista ha preso i voti, bene, io sono vincolato a quella lista. Nel caso in cui cambio idea non c'è niente di male, si può cambiare idea nella vita, ma si va a casa, si lascia il posto a chi quell'idea invece continua a sostenere. Allora, facendo così probabilmente si garantisce più coerenza e più serietà alle istituzioni. Allora, se dobbiamo parlare di riforme della Costituzione, parliamo seriamente. Il Senato, noi riteniamo, e quindi concludo su questo, il Senato noi riteniamo vada riformato profondamente, non c'è bisogno di eleggerlo, io non eliminerei proprio, se devo essere sincero, perché è soltanto uno stop inutile a una legislazione che ha bisogno di correre. I cittadini non hanno più tempo da perdere, i cittadini non arrivano a fine mese, credo che bisogna dare le soluzioni e darle speditamente. Bene ha fatto Renzi a dire: o passano le riforme o vado a casa. Si possono anche migliorare, si possono modificare, tutto quello che vogliamo, ma non si possono bloccare le riforme. Noi di Italia dei Valori questo diciamo: o riformiamo profondamente il nostro Paese o per favore consentiamo agli italiani di scegliersi il loro governo.